spesso si pensa al mezzogiorno solo come a un luogo esotico dove trascorrere le vacanze e non se ne conoscono i problemi, ma non se ne conoscono neanche le potenzialità. Verso la fine degli anni 80 è partita un'altra grande, cioè come dire, una grande teorica, che è la teorica del vento del nord, e naturalmente questo ha in qualche misura spostato anche il tema e questo naturalmente non ha fatto nient'altro che far dimenticare che invece il problema del mezzogiorno è reale e va affrontato. Il Sud rischia sostanzialmente di rimanere da una parte prigioniero dei propri stereotipi, ovvero degli stereotipi che gli vengono addossati e che sono sempre, spesso, se non sempre, stereotipi che afferiscono al passato, al folklore, al macchiettismo, ad un'immagine un po' regressiva e arcadica del mezzogiorno, e dall'altra di avere invece una realtà che galoppa per certi versi ma che non viene raccontata. I temi che si devono intrecciare, perché cultura, impresa, scuola, università sono motori dello sviluppo. Oggi, per parlare di politica industriale, vuol dire seguire l'ecosistema del mezzogiorno sotto tutti i punti di vista. Abbiamo bisogno di infrastrutture, di competenze, quindi rapporti per sostenere l'università, sviluppo dell'innovazione, quindi qui abbiamo molti centri incubatori, acceleratori del venture capital, centri di tech transfer, sostenere le imprese nella fase in cui sono diventate più grandi e poi le infrastrutture. Non c'è un Sud unico, per cui spesso e volentieri è un errore grave quello di parlare di un Sud nel complesso, perché il Sud ha le sue eccellenze, le sue differenze, che sono comparabili con quelle del Nord. In realtà le rappresentazioni letterarie e anche televisive, che sono ormai diventate famosissime, hanno aspetti positivi e aspetti negativi. Quelli positivi sono appunto mettere ancora una volta al centro un luogo e una identità che hanno bisogno di essere riletti, ripensati. E naturalmente gli aspetti negativi sono quelli di fare del mezzogiorno una grande Disneyland. Non si può pensare a un paese frammentato in due o tre parti, una macro area che va verso l'Europa, che è quella del nord in particolare, e un'altra abbandonata a se stessa. Quindi è chiaro che, essendo tuttora un paese unitario, poi magari un giorno non lo saremo più, ma avendo una Costituzione unica, una Repubblica unica, è assolutamente fondamentale portarsi dietro, ripeto, una vera e propria locomotiva, e quindi non una palla al piede come è sempre stato pensato che il mezzogiorno. Noi siamo così in difficoltà perché in questo secolo abbiamo smesso di occuparci del futuro, cioè di come sarà l'Italia fra 20 anni, e ne abbiamo conseguenze sul piano demografico, sul piano economico. Il mezzogiorno è il banco di prova più interessante per pensare all'Italia, perché essendo la parte più debole per molti versi, richiede in dosi più massicce quella voglia di futuro che manca al nostro paese.